ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della carriera con Vincenzo Bep. Partiamo dalle statistiche, non notate... Allora, come vedete c'è scritto fra le statistiche club, quindi in quanti club sono stato. Come vedete c'è scritto 2, non 1. Chissà perché. Beh ragazzi, ho cambiato squadra, mi volevano vendere il New York, ho approfittato e sono finito in una squadra orribile, abbastanza almeno. La squadra gioca nella Coppa d'Austria, cioè voglio dire in Austria, è austriaca, e praticamente è nella Lega che si chiama Bundesliga. Non è quella della, non è quella tedesca però come Lega. Non so perché si chiama Bundesliga, c'è un AO con i due puntini sopra che non so qual è il nome esatto per i dettagli. Non ho mai vinto, vabbè, lasciamo stare quando perdo la settimana, ok. Sono stato, come vedete, 4 volte giocato nella squadra della settimana, giocatore del mese una volta e statistiche, quelle là. Presenze 12, vinte, presenze 3, presenze 13, vinte 12, l'esse credo sia per pareggiate, non lo so, però non ne ho mai pareggiate, almeno quando c'ero io, non lo so. Gol 20, anche se è assist 3, però in questa squadra onestamente mi sento un po' più scarso, cioè non mi trovo così bene. Allora, qua siamo nella carriera. Allora, questa è la carriera con New York City FC. Perché ho detto anche FC? Vabbè. Ruolo attaccante, campionato quarta, quando l'ultima volta che sono stato con quella, adesso sono ottavi. Cioè la New York City adesso è ottava, quando c'ero io erano quarti, ok? Valutazione media 8-9, 8 quasi 9. MLS fase di campionato, vabbè, US Open Cup l'abbiamo persa perché non giocavo io. Uomo partita 2 volte, squadra della settimana 4 e giocatore del mese 1. Nella Sturm Graz, credo si pronunci così, non sono ancora stato nulla perché semplicemente ci gioco da poco. Statistiche, 6 presenze, 5 vinte, 1 S, non so che cavolo vuol dire. 11 gol, assist 0, quindi da un lato sta bene o peggio. Ok, quindi ruolo attaccante, posizione campionato primo perché è iniziato da poco il campionato qua, valutazione media 9.1, Euroleague fase a gironi perché c'è l'Europa League, però non hai ancora i diritti FIFA perché questo è FIFA 17. Uomo partita 2 volte, squadra della settimana 4 sempre 1, ok. Vabbè, 7 presenze, 7 vinte, 9 gol e 3 assist. Stiamo andando bene. Adesso dobbiamo giocare, ragazzi, contro l'Atlac, non lo so, l'austriaco. Allora, io sono arrabbiato con il caro Conte che non mi ha convocato alle qualificazioni per i mondiali del 2018. Quindi, Conte, ti odio. Se dico Conte, comunque, ragazzi, è perché ancora questa è FIFA 17, quindi c'è ancora Conte ad allenare la nazionale, non più Ventura, se non sbaglio lui. Allora, sono stanco come non so cosa, mi cambierà di sicuro l'allenatore perché come vedete metà della barra della stamina, diciamo, della stamina. Stamina o stamina? Quella. E non ho ancora tolto il perché c'ho il vabbè, non ho ancora tolto la telecronaca, dopo la devo cacciare. Facciamo questa roba, trailer, ti ho attivo. Perché ci sei attivo? Non lo voglio il trailer. Allora, impostazioni di gioco, audio, telecronaca, 0. Speaker, vabbè, un pochino ci puoi stare, voci, poco. Ok, andiamo. Ok, noi siamo primi in campionato, per ora almeno, c'è ancora un'intera stagione da giocare, quindi essere primi in questo momento è... Come vi ho detto già all'inizio, in questa squadra sto facendo una fatica sia a segnare che a trovare opportunità, che la metà basta, raga. Però siamo già in attacco. Attenzione, se non riuscirò mai a fare una tranquilla recente, visto che non conosco i giocatori di sta squadra, almeno non tutti quanti, quindi non potrò fare telecronache eccellenti come le
come le facevo, cioè non decentissime però, comunque le sapevo abbastanza fare. Tiro, parata di Lux, che è la metà base, bellissima tra l'altro. Che cosa ho visto? Ma numero 6, please, no. 14, 6. 14 più meno 6 fa 8 comunque. Bello il tiro. Ah, è angolo, che deviata. Perdonami, tipo che hai provato a tirare, ma di cui ti è stata tirata la palla. Di nuovo angolo? Sì. Oddio, mi sono volate le cuffie dalla tristezza del tiro, che è andato malissimo. Tra l'altro, credo si senta pure, sono raffreddato come non so cosa. No, ti sono passati in mezzo alle gambe. Come cacchio è possibile che non ti ho rubato la palla? Scusa. Ma cosa ho appena visto? Ma cosa sto vedendo? Vedete, gli NPC sono un pochino stupidi e per quello è un po' difficile trovare opportunità ultimamente. Avanza. Se non mi rompono le scatole, che non mantengo la posizione. Vai dietro. Non la dovevo passare proprio lì. Come vedete, siamo a un quarto d'ora di gioco e non siamo nemmeno ancora 1-0, quindi questa cosa è preoccupante. Però dettagli. Tieni. Dai. Grossala! Ma non in mano al portiere! 37! Ma che caspita! Tra l'altro mi sono ripreso il numero 17 che mi era stato rubato da un altro che aveva il mio numero. Cioè, vedi tu se mi rubano il numero. Ero il numero 15 appena entrato in sta squadra, ma figurati se io voglio essere il numero 15. Io devo essere il numero 17, il numero che porta Piccio. E non potete dire che è per questo che cacchio di cross sto vedendo! Ragazzi, sono come Candreva un po' di tempo fa che non prendono un cross. Ma sempre in bocca al portiere, cioè proprio come servire la palla ad un portiere su un piatto d'argento. Cioè, tutorial. Mamma mia, che schifo. Vai, guardami, deficiente. Vai, tira! Ma non me la passare, eri davanti alla porta! Eri davanti alla porta! Io non ho premuto X per farmela passare, giuro. Anche perché sarebbe apparso scritto, ci sarebbe stato nell'interfaccia, quindi, non sono stato io a dire passamela. Ce l'ho detto prima, ma non ho in quel momento. Tipo, guardami dietro. Bravo! Bello! Sì, esulta dentro la porta. Grande! Eurogol. Ci sta, grande. Chi ha segnato? Alar. Sempre lui deve segnare, eh. Basta, devo segnare io. Il protagonista di sta roba sono io, mica te. Da notare come ho rubato la palla a mio compagno per dettagli. No, me l'hanno rubata. Grande! Sempre Alara ha tirato, giusto? Sta partita sto facendo veramente schifo. Anche a parlare si sente che avrò il raffreddore tantissimo. Starnuto incoming. Ok, no, invece scherzavo. Niente starnuto incoming. Tristezza sto gol. Un gol tristissimo. Che gol triste. Che gol orribile. Raga, mi raccomando voi, sempre per copiare, ditemi secondo voi qual è il gol più bello dell'episodio. Fra tutti quelli che segnerà Beppe, e solo Beppe, gli altri no. Ditemi secondo voi quale sarà nel caso. Anzi no, ditemi anche fra gli altri gol. Per esempio quello di Alar, se vi è piaciuto più di quello di Beppe, sicuro, perché quello di Beppe è stato tristissimo. È stato un gol triste come quelle animazioni di cui si fa la reaction, che tra l'altro sarebbe bello fare, però dettagli. Poi ne farò una forse. Sto già preparando. No.
Portiere, confido in te. Io invece confido in Tisana. No, niente. Perché non mi fa muovere il personaggio? Raga, mi sono appena accorto che è la prima volta che la mia squadra prende gol quando io sono in partita. Le uniche volte che l'ha fatto io o ero in panchina perché mi avevano buttato fuori dalla partita perché ero stanco, perché ero stanco principalmente, mi cacciano. Oppure quando non giocavo proprio perché ero infortunato. Quindi per esempio, c'è un esempio, quando ero infortunato con il New York City, perché il New York è un'altra squadra che è quella che ha il Red Bull Stadium o Arena, non mi ricordo come si chiama, che si confonde tra l'altro con quello di un'altra squadra che non so. Tra l'altro stiamo, ragazzi, non vorrei dire, ma siamo 4 gol nel solo 45, nel solo primo tempo. Ok. Tra l'altro io sto giocando dalla sinistra se sto qua, che caspita. Guarda come non riesco a correre, guardate come non riesco a correre tanto che sono stanco. Dai, tipo, ma che cosa sto vedendo? Lo vedete quando dico che gli NPC sono stupidi? Ecco, cioè i passaggi non li fanno. Allora, Austria-Vienna, cioè ci sono due Vienna, c'è la Rapid Vienna e l'Austria-Vienna, ok. Wolfsbergen, ok. Comunque, come avevo detto, siamo primi in campionato noi del Sturm Graz o Starm Graz, non lo so. Oh, subito. Punto it. No! No! Vabbè, cosa ho fatto? Cosetto lì il portiere. Fuori gioco. Luxe! Cosa ha fatto Luxe? Ha fatto una parata non a me, quella al mio amico? Mamma mia! Devastante! Brutta chiamata, sì lo so, ma se me l'hanno anticipata non è colpa mia. Gliela stavo prendendo, gliela stavo anticipando anch'io. Grande Lienhardt! Bravo! GG, bravi pure quelli dell'Altec. Altc. O Altac, quelli dell'Altac che non Altac o Altac, non so come si pronunci, che bravo, bello, questo è l'Eurogol. Comunque no, no, bravi quelli là che non si marcano il giocatore a cui poteva passarla tranquillamente all'inizio. Bravo coach, che è il suo quarto gol, il mio è l'undicesimo. Tra l'altro vorrei dire, ma sto andando a fare un assist. Vai! Ero stanco, infatti c'è ho la stamina che sta bassissima. Guardate. Cioè non. Oh! Cosa? Ah! No! Guardatemi le animazioni, aspettate. Ora guardatemi mentre io sto fermo. Guardate cosa faccio. Siamo 4-1. Cioè loro ci hanno segnato giusto per il rigore fatto da qualcuno, non so chi. Se no non ci segnavano proprio, come al solito d'altronde. Io mi sono appena immaginato il giocatore che me l'ha passata, che tipo diceva: "Ah, loser! Volevi stare fermo e riposare?" No, invece no, ti passo la palla così ti devi muovere per poi segnare però. Comunque, non per dire, ma ci sono. Se ci sono i così che i cartelli che dicono i cartelli, la legge di non maltrattare le donne, perché non fanno un cartello a calcio? Non maltrattate le bandiere che vengono sempre presi a calci pugni, manco fosse un pugile. Ho fatto due contrasti. Però perdendo di sempre la palla, l'ho fatto di nuovo, la stessa cosa. Boom! No, vabbè, cosa mi ha preso? Cosa mi ha preso, cosetto là sotto? Cosa ha preso il portiere? Ha preso una palla a medico, ha preso una palla incredibile.
Perché io ho ancora i guanti? Mi ero salvato senza i guanti. Perché ce li ho ancora? Mi ero cacciato i guanti perché, ragazzi, vedete che in questo campionato siamo a tipo ad agosto. Quindi perché ho i guanti? Ok. Ragazzi, sono al massimo dei voti di in pagella calcistici. Sono l'uomo in campo, il migliore, l'uomo del campo! Che figo! No, vabbè, che bellezza! Non ci voglio credere! Dai, che sfiga però! Che sfiga che ho, ma che sfiga! Dai, ma si può prendere il palo in questi modi? Boia, che gol! Comunque no, davvero, ma posso prendere il palo con quella occasione? Cioè, che sfiga. Veramente. Boom. Qualcuno avanza, magari? Va bene. 8-1. Ok. Sta squadra è veramente scarsa. 9 gol in Bundesliga. Doppietta qua o tripletta qua, non lo so. Credo doppietta. Sono di nuovo a voto massimo, però adesso non lo facciamo scendere, ok? Hummels è andato al Bayern. Hummels dove giocava? Vabbè, qua vabbè, non posso fare nulla. Cioè, guardate la barra in sotto. Sotto a sinistra c'è la barra della mia stamina. Guardate come sono messo. Cioè, poi capite. Fuori. Credo che mi sostituirà il coso. Ah no, siamo all'83esimo. Non mi cambia. Cioè, guardate la barra della stamina. Stamina sotto. Guardatevela. Cioè, se ho scritto sotto la mia valutazione, il numero mio e il nome. E guardate com'è la stamina. Gol. Proprio non ho manco premuto un tasto per esultare perché non ha senso. Siamo 9-1. 10 gol in 90 minuti. Che in realtà per la verità sono solamente 4 minuti per dettagli. Beppe stanchissimo. Non ce la fa più a muoversi. La stamina non esiste più. Non ho più una barra della stamina. Ormai tutte le opportunità mie sono sprecate. Ciao. Non ce la posso fare. Sono troppo stanco. Guardate come corro. Corro a due all'ora. Corro a due all'ora. Beh, in realtà per un uomo sarebbe buono andare a due all'ora. Però dettagli. A chi va la palla? Voglio vedere a chi va la palla. Voglio vedere a chi va la palla. Dimmi che mi va a me la palla. Guardatemi là sotto. Sì, palla mia. 6 tiri, 4 gol. Ah, ho fatto poker. Ok, grazie del poker, così posso fare il titolo clickbait. Il primo poker di Beppe. Ok. Andiamo. Devo essere sicuramente il migliore Beppe. Scusa, perché che ha fatto Alar? Ha fatto pure meno gol. Ha fatto un assist. Ok, la partita è mia. Alar muori male.
Alla fine, praticamente tra Armida Walker e Ried non è cambiato nulla, hanno pareggiato alla fine. Questa cosa sarebbe? Sono nella squadra della settimana, raga. Vediamo. Lo è scritto. No, vabbè. Ma sono nella... Ma... Scusa. Scusate un attimo, ma... Non sono stanchissimo.